La Toscana celebra la sua festa, Consiglio regionale solenne a Firenze per ricordare l'abolizione della pena capitale. Corteo dei comuni fino a Palazzo Vecchio. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio, puntata monotematica dedicata alla festa della Toscana, celebrata il 30 novembre con una seduta solenne da parte del Consiglio regionale, seduta ospitata per l'occasione dal Teatro della Compagnia. La festa della Toscana, lo ricordiamo, è stata istituita per ricordare l'abolizione della pena di morte nel Granducato, decisa nel 1786, con il codice Leopoldino. La Toscana è stata la prima regione al mondo ad abolire la pena capitale. Filo conduttore di quest'anno, la Toscana come terra dei diritti, dal no alla pena capitale alla lotta ai linguaggi d'odio. Alla seduta del Consiglio hanno assistito sindaci e rappresentanti dei comuni provenienti da tutta la regione. La seduta è stata aperta dai saluti della senatrice a vita Liliana Segre. Tra gli interventi, quello della direttrice dell'Istituto Dir Polis della Scuola Sant'Anna di Pisa, Gaetana Morgante, e di Luca Pastorino, segretario alla Presidenza della Camera dei Deputati. Ma sentiamo le interviste a partire dal Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo. Questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo, abolendo per prima, nel 1786, con Pietro Leopoldo, la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte. Ma oggi vogliamo mandare un messaggio, specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani. Non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia, e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone, un passaggio di testimone in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte. Se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Avete visto cosa è successo alla vostra collega Greta qualche giorno fa. E questo è solo un caso piccolo rispetto alla violenza che ogni giorno tante donne e tanti uomini ancora subiscono. È una sfida culturale, oggi è l'inizio, noi vogliamo andare nelle scuole, portare avanti questa battaglia culturale che non ha colori politici, di tutta l'assemblea legislativa. Lo vogliamo fare dicendo che la Toscana è una terra che non odia, è una terra che sul tema dei diritti vuole essere all'avanguardia, è una terra che guarda con speranza al futuro. Se voi vedete, oggi qui abbiamo quasi tutti i sindaci della Toscana, più di 100 monumenti saranno illuminati stasera. Insomma, un messaggio collettivo di una comunità che guarda al futuro con speranza. E i colori di oggi, che sono i colori della nostra regione, sono il bianco e il rosso. Il rosso è il segno della resistenza dopo questo terribile anno e mezzo di pandemia. Consentitemi di ringraziare medici, infermieri, personale sanitario e anche i cittadini e le cittadine della Toscana, perché se oggi la Toscana è una delle regioni che si è vaccinata di più è grazie alla capacità di ciascuno di voi, di ciascuno di noi, di aver capito il senso della vaccinazione, che non è la libertà del singolo ma è un modo per far uscire la nostra comunità a testa alta da questo periodo difficile. E poi il bianco è luce, è speranza, è possibilità di ripartire. Insomma, oggi non viviamo questo giorno come una ricorrenza ma come un momento in cui guardiamo con speranza al futuro, in cui tramandiamo i nostri valori alle generazioni più giovani. Io credo, come ho detto al Presidente prima in separata sede, questa sia una sfida per tutti, per la politica, no? Perché festa della Toscana tradotta con le giuste parole del Presidente vuol dire innanzitutto una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo. Quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia, e diciamo, oggi diciamo, rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, insomma, è quanto di
di meglio si possa fare. Poi io provo sempre a fare esercizio su me stesso, parlando per dire con mio figlio che ha 19 anni, che faccio fatica sempre a interpretare un po' per quello che vuole fare, per quelle che sono le sue aspettative. Io credo che trovare il modo giusto, le parole giuste per veicolare messaggi su valori fondamentali, messaggi però che arrivino fino alla fine, fino al nostro interlocutore, in questo caso la nuova generazione, sia quanto di più importante dobbiamo fare. Partire da iniziative, manifestazioni come queste, veicolate sui territori, piccoli o grandi che siano, e dirle con le parole giuste. Non è facile, la senatrice Segre ha sempre le parole giuste, non l'ha dimostrato in tante occasioni pubbliche nel suo impegno sulle scuole, no? Ecco, però la senatrice Segre è portatrice di un valore che si porta da solo per la sua storia e per quello che è stato. Chi fa politica come me deve essere in grado comunque di trovare la chiave di lettura giusta attraverso queste iniziative, ma attraverso un linguaggio che sia comprensibile, che arrivi fino in fondo, perché questo è il nostro, fa parte di quello che è la nostra missione. È una scelta che la Toscana 235 anni fa ha fatto in modo molto coraggioso, e ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono, talvolta anche convintamente, nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha diciamo una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere, e la Toscana da questo punto di vista è stata una apripista importantissima. Cominciamo con il ricordare la storia, una bella storia. 30 novembre 1786 siamo stati il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana, e questo è un gran bel segnale. Sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. Giornata fondamentale, perché è una giornata soprattutto di riflessione intorno a un primato che la Toscana ha, ovvero la prima terra in tutto il mondo ad aver abolito la pena di morte. Giustamente questo giorno è diventato la sua ricorrenza prioritaria, ma appunto abbiamo collegato questa giornata a una riflessione sui diritti, sui nuovi diritti anche, ovvero quelli che spesso vengono lesi dall'utilizzo delle moderne tecnologie, e sappiamo bene che questo accade quotidianamente, che ancora oggi non c'è una cultura formata sul tema, e quindi anche come Consiglio regionale abbiamo voluto dare questo contributo. Sarà una giornata molto intensa, si apre questa mattina con bellissime relazioni che ascolteremo con interesse. Credo poi che questa toscanità, questa Toscana dei diritti, debba essere celebrata tutti i giorni, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, perché sappiamo bene che alimentare la cultura del rispetto dei diritti richiede molto sforzo, è una pratica quotidiana in tutti i luoghi in cui ci possono essere soprattutto giovani che hanno la titolarità del loro futuro e soprattutto la responsabilità di costruirlo. Io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che è quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti. E la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni,
e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria scrivesse pubblicasse il dei delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. Sì, la giornata di oggi anche come ufficio di presidenza abbiamo fortemente voluto questo tema perché è un tema assolutamente attuale. Io penso che proprio in relazione al tema scelto per combattere il linguaggio d'odio, per combattere quanto troppo spesso succede sui social, fin dalla più tenera età si possa pensare di dedicare la festa della Toscana a chi ha fatto del linguaggio e con il linguaggio la storia dell'umanità e la storia nostra, e quest'anno ne ricorre il 700° anno, che è Dante. Io penso che nel combattere il linguaggio d'odio, nel combattere certi tipi di svilimento proprio della comunicazione, si possa pensare a Dante, che con il linguaggio ha costruito la storia del mondo e ha costruito un monumento della civiltà tutta. E proprio in occasione di questa ricorrenza io penso che appunto la festa della Toscana possa essere più che mai dedicata a Dante, la Divina Commedia, a quel linguaggio magnifico, soave, con cui Dante ha descritto appunto tutto quello che ci circonda. 30 novembre, una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante che deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi, perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti, garantendo i doveri. Sì, io ringrazio l'ufficio di presidenza della Regione Toscana per aver deciso quest'anno di dedicare la festa della Regione proprio all'hate speech, ai discorsi d'odio. Chi fa politica ci è abituato ad avere anche persone che ti insultano, che usano vocaboli non consoni sui social, ma vedete, in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale. Noi dobbiamo raccontare, partendo dai bambini e delle bambine delle scuole, partendo dai giovani, dai giovanissimi, da chi utilizza più di altri la rete e i social, e spiegare che in un social network si sta come si sta in un bar, come si sta in un ristorante, come si sta su un autobus, come si sta a un teatro. E siccome poi per fortuna nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro a una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli, per fortuna, di fronte alle persone che hanno davanti, allora va spiegato semplicemente questo, che sui social si vive come si vive nella società, e la Toscana, che è terra da sempre di diritti e anche di rispetto, perché io oggi credo che la Toscana debba fare della parola orgoglio una propria bandiera. La Toscana deve essere orgogliosa di quello che è. Oggi è la festa di tutti i cittadini e le cittadine della Toscana, di chi ha scelto di vivere nella nostra regione, di chi è nato nella nostra regione e ha l'orgoglio di vivere nella regione più bella del mondo. Ma c'è anche un altro tipo d'orgoglio, quello di essere orgogliosi di essere stata la prima regione che ha abolito la pena, il primo Stato, perché all'epoca il Granducato di Toscana era uno Stato, il primo Stato al mondo che ha abolito la pena di morte, e oggi è la regione che più di ogni altra può andare fiera di essere terra di tutti. In Toscana chiunque viva la Toscana, chiunque scelga la Toscana, chiunque ami la Toscana si deve sentire a casa. Queste le interviste realizzate in occasione del Consiglio regionale dedicato alla festa della Toscana, da aggiungere per concludere che la mattinata si è conclusa con il corteo dei gonfaloni dei comuni che sono intervenuti
al Consiglio a Firenze, corteo che da via Martelli ha raggiunto l'arengario di Palazzo Vecchio, dove ci sono stati anche brevi interventi da parte dei sindaci. È tutto anche per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.